Le operazioni come detto, sono nate dall'esigenza di migliorare l'asse centrale della squadra. Avevamo tutta una serie di valori su cui puntare, e poi con il tecnico abbiamo deciso di affondare su questi tre ragazzi che erano, diciamo, fra i primissimi obiettivi nostri. Capone, e Masanisi sicuramente erano in pole position, come lo stesso Lamotti, che era il secondo posto, però il primo non c'è stata la possibilità di prenderlo per esigenze personali, e abbiamo preso Lamotti. Ma la scelta di Marco Nardi, proprio in funzione della valutazione tecnica di quello che serve a noi oggi in campo. Marco Nardi è un giocatore di qualità, un giocatore che in queste categorie, in determinate squadre, può fare la differenza. Oggi noi, per come ci stiamo mettendo in campo, lui rischiava di giocare magari meno, e quindi tenere nello spogliatoio qualcuno che doveva, diciamo, e poi magari mentalmente riuscire a farlo entrare in quell'ottica di doversi conquistare il posto. Non abbiamo tempo, abbiamo bisogno di gente che subito entri in quella mentalità, e lui, essendo stato titolare fino adesso, magari poi avremmo dovuto faticare a fargli comprendere determinate cose, però sul valore del giocatore no, nessuno diciamo, ha dubbi. Sì, Provitolo è stato l'unico giocatore forse che ha chiesto di andare via. Noi aspettavamo solo di trovare la soluzione giusta. In un primo momento avevamo pensato di prendere un 2005, un 2006 per dare all'allenatore la possibilità di avere i 3 under 2004 e 2005 l'over a disposizione. È sfuggita la possibilità di prendere un 2005 o un 2006 che ci potesse dare diciamo, delle certezze relative rispetto anche all'età, perché naturalmente se prendi un ragazzo di quell'età non è che gioca tanto. E quindi abbiamo preferito prendere uno che ha già giocato. Abbiamo deciso di puntare su un ragazzo che, diciamo, ha già un minimo di esperienza, ce l'ha. Credo che per fare i calciatori ci vogliono delle, e soprattutto per farlo a questi livelli, ci vuole un po' di umiltà, ci vuole un po' di fame. Una qualità che oggi Ngom non ha, e quindi non può stare oggi nello spogliatoio del Barletta. Nel momento in cui lui dimostrerà di avere fame e umiltà, probabilmente potrà rientrare proprio subito. No, no, Schelotto, come ho detto, si è reso da professionista qual è alla mia prima chiamata, perché io purtroppo ho saputo dopo che lui aveva un lungo permesso. L'ho chiamato per cercare di fargli capire l'esigenza nostra che si doveva allenare di più, anche perché lui veniva da uno stop di 1 mese e mezzo, aveva l'esigenza più di altri di allenarsi, e lui ha recepito subito quello che era il messaggio ed ha anticipato l'arrivo al 29. Il 28 è partito, il 29 era qui, è arrivato solo un giorno di ritardo rispetto agli altri.